Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Oper Omnia, questa volta la versione global, perché comincia così oggi il mio anniversario. Quinto anniversario della versione global. Che ovviamente apre le porte a quello che sarà tutto il mese di febbraio, in concomitanza con quello giapponese anche, dato che anche in Giappone si svolgerà praticamente il sesto anniversario, avremo la possibilità di pullare su diversi banner. Me li sono conservati, è da un po' che effettivamente non giochicchio al global e mi sono tenuto un po' distante da esso, proprio perché volevo in un qualche modo pullare sull'ipotetico Global First, che era comunque una certezza, data che era già stato annunciato diverse live fa. E quindi ho detto: va bene, risparmio qualche cosina, mi faccio qualche login, mi faccio qualche eventino giusto per, e poi posso sfruttare, diciamo, le mie risorse per pullare il Global First. C'è una piccola postilla che devo fare perché il banner, anzi i banner che sono usciti, non sono come quelli che mi ero auspicato, ovviamente. Avevo fatto delle ipotesi sugli ipotetici banner che potevano essere quelli delle crevasse o comunque quelli di Ramu, che avremo praticamente la World of Illusions, Spiritus di Ramu, e soprattutto gli eventi anche delle feude, eccetera, eccetera. Hanno inserito, se andiamo a vedere nei banner, praticamente Tidus e Ardyn li hanno messi già con le crevasse. Infatti, come potete vedere, abbiamo Tidus, di cui è possibile ottenere FR più BT, e Ardyn, di cui è possibile ottenere BT più FR. Scelta particolare: ovviamente ci saranno delle crevasse che rispetteranno le condizioni sia di Tidus che di Ardyn, però mi ha un po' sorpreso perché è stato praticamente spacchettato, è stato quindi diviso il banner della campagna Feod, ed è stato praticamente ridistribuito per il mese. A questo punto la mia ipotesi è che non ci sia un banner della campagna Feod, cioè nella versione giapponese era presente un banner addizionale per, diciamo, aiutare i giocatori durante la Feod, mentre in questo caso molto probabilmente non ci sarà. O se addirittura ci sarà, metteranno altri due personaggi, il che rende il tutto il mese di febbraio molto più appetitoso dal punto di vista di spesa. Quindi fate attenzione effettivamente dove andate a spendere le vostre risorse, perché sicuramente a questo punto Rinoa, da quello che ho capito, perché comunque i banner sono stati modificati, e da quello che ovviamente ho ricevuto come feedback, come informazione, è che molto probabilmente Rinoa sarà insieme ad Ash nella Spiritus di Ramu a questo punto, mentre invece Gabrant sarà da Strago. Quindi Gabrant da Strago in teoria dovrei averlo azzeccato. Anche perché, ripeto, Gabrant aiuta nella condizione appunto dell'Ascirio di Strago. Quindi non capisco il perché abbiano voluto mettere Ardyn qui. Più che altro Ardyn, Tidus alla fine ci può stare, secondo me, perché fa sempre danni, è comunque un personaggio che tutti amano, è un sempreverde, come si suol dire. Però Ardyn lo avrei inserito nella Feod, perché quella Feod, o per meglio dire la Feod che arriverà, potrebbe effettivamente aiutare Ardyn in quella Feod. Ma secondo me non l'hanno fatto perché io penso, il mio pensiero è sempre rivolto verso il giocatore. Invece devo fare come loro, quindi devo fare come gli sviluppatori, ovvero pensare dal loro punto di vista di convenienza, cioè cosa mi conviene a me fare per far pullare la gente. Io non devo pensare dal lato del giocatore. Il mio problema è questo, praticamente, che penso dal lato giocatore e faccio banner, o comunque costruisco i banner quando faccio le mie speculazioni dal punto di vista del giocatore, quindi a favore del giocatore. E invece non devo fare questa cosa, ed è una cosa che mi è stata sottolineata da un ragazzo con cui, ovviamente, da uno dei ragazzi che mi passa le informazioni per quanto riguarda il gioco, dove mi dice: sì, però tu sbagli quando magari teorizzi alcuni banner, perché non devi pensare dal punto di vista del giocatore, quindi aiutare il giocatore, ma devi farlo spendere. Quindi come puoi far spendere il giocatore facendo dei banner e facendogli venire voglia di pullare in ogni singolo evento? E quindi sono arrivato alla conclusione finale, che
potesse effettivamente essere quella. Detto questo, direi che possiamo cominciare il nostro quinto anniversario. Quindi devo ricordarmi di non pensare più dal punto di vista dei giocatori, ma pensare dal punto di vista degli sviluppatori. Quindi devo cercare di far spendere in un modo o nell'altro i giocatori. È stato un bellissimo consiglio in realtà, quindi dovrei effettivamente farne tesoro. Allora, la Global First, come ben sappiamo tutti, sarà Penelo, e per l'appunto Penelo, che riceve la sua FR, la sua BT, all'interno di questo anniversario. Un personaggio come quello di Penelo, che oltre a rappresentare comunque un caricatore, una battery per i nostri personaggi, adesso può rappresentare comunque un piccolo DPS, perché i danni, soprattutto durante la fase BT, possono essere decisamente interessanti. L'unica cosa che un pochettino mi blocca dal, tra virgolette, consigliare Penelo come DPS è il fatto che lei utilizzi pugnali. Utilizzare i pugnali significherebbe un'arma ultima con i pugnali, e i personaggi con i pugnali sono veramente veramente pochi. Quindi avere magari un'arma ultima di base 0 su 5 potrebbe essere la soluzione migliore, però al tempo stesso non avere un pugnale 5 su 5 potrebbe in un qualche modo far perdere parecchi numeri ad una Penelo. Quindi è vero che lei comunque come buff, come FR e tutto, può tranquillamente giocare da sola, però a questo punto il mio consiglio è quella di sfruttarla il più possibile come una, come un aura bot, quindi farvi dare tutte le statistiche possibili e immaginabili e sfruttarla dal punto di vista, diciamo, dei buff e delle aure, piuttosto che sfruttarla come DPS. Se invece avete i pugnali 5 su 5 e volete in un qualche modo pushare con un personaggio come Penelo, è assolutamente valida. Da quel punto di vista rimane assolutamente valida. Detto ciò, però, noi abbiamo diversi banner che dobbiamo pullare. Abbiamo diversi banner, e quindi io direi di cominciare dal free ticket che butteremo proprio su Penelo, per vedere se la magia del global mi ripaga ancora una volta. Invece no, perché giustamente ci sta, non è sempre festa, anche se siamo in periodo di festa nella versione global. E quindi direi prima multisummon sul banner Start Dash, che adesso ovviamente presenta tutte le armi tranne le FR, dato che ancora non abbiamo le FR di questi personaggi, mentre in Giappone invece avranno anche la loro FR, dato che Lightning è per l'appunto uscita oggi anche nella versione giapponese. Vediamo un po' che cosa c'è. LD di Squall, che già avevo, ed X di Lightning, quindi niente di nuovo, niente di importante all'interno del banner. E cosa importante da sottolineare è che i G-Tokens di ogni volta che noi faremo praticamente lo Start Dash si accumulano. E cosa più importante, io mi ricordo che nello Start Dash non si potevano accumulare i BT token, perché comunque una volta questi banner Start Dash erano praticamente a singolo utilizzo. Ora invece sono diventati dei veri e propri banner, quindi se volete sfruttarli per ottenere comunque i vostri G tokens potete farlo. Quindi quanti ticket ho? Oh no, Devo fare la pulizia dell'inventario. Mannaggia la miseria. Va bene. Altro banner, prima di andare da Penelo, ho anche quelli di Fusoya. Quindi facciamoci anche i banner di Fusoya, ma prima andiamo a vendere qualche cosina. Ok, eccoci qua. Ho fatto un po' di pulizia e nel frattempo ho anche allargato il mio inventario, quindi speriamo di poter pullare in tutta tranquillità. Allora, Fusoya, cosa ci dai? Orb dorata, che non è male. Ho accumulato questi banner apposta e lasciato il 50 più 1 proprio per farlo insieme. Mentre invece la versione giapponese pulleremo questa sera. Quindi questa sera vi invito a venire su Twitch, perché non solo parleremo di tutti gli upgrade che sono stati inseriti all'interno della versione giapponese. LD di Fusoya, così, dalla free, buono, non è male. Prendiamo anche qualche altra gemmozza in più.
perché giustamente viene portato il personaggio direttamente al livello 70. E quindi vi stavo dicendo che per l'appunto vi invito a venire su Twitch questa sera, proprio perché avremo la possibilità di vedere tutti gli upgrade che sono stati inseriti all'interno della versione giapponese. Parleremo di Lightning, faremo l'intersected di Lightning e lo tradurremo ovviamente insieme in live come sempre. Cercheremo di capire un pochettino la storia e vedere un pochettino quello che succede. E poi al solito ci saluteremo per il giorno dopo, ovviamente. Qui invece ho avuto una bella mattanza di 15 con Seifer addirittura così molto prepotente, e adesso invece iniziamo a parlare dei banner seri. Quindi iniziamo dalla nostra Global First Penelo, vediamo se ci fa qualche regalino. Ovviamente no, perché giustamente no, perché dovrebbe farci un regalino? O almeno non lo sappiamo, potrebbe farcelo questo regalino da Global First. Ovviamente ho anche le gemme con la quale posso pullare Penelo, e probabilmente sarà l'unica che pullerò all'interno di questo mese. Ok, è Lady Diardin che già avevo, se non sbaglio, più l'ex di Penelo che dovrei aver già maxato. Penelo è stata una dei personaggi che ho maxato inizialmente perché non avevo altro, quindi ho dovuto maxarla per sfruttarla all'inizio del periodo Shinryu, no? Anche se non l'ho mai fondamentalmente utilizzata, perché poi ho avuto il classic team Seppo, Kane e Kamlano, con il quale ho fatto praticamente tutto il gioco, come ho fatto nella versione giapponese, proprio letteralmente ho fatto copia e incolla. Ok, qui invece soltanto Laguna, malissimo oserei dire, proprio veramente veramente bad. E adesso invece ci andiamo a guardare la nostra 50+1, dove ovviamente la BT è garantita, quindi animazione bellissima con orb incazzata, ma potrebbe essercene più di una, perché una è garantita, e infatti ce ne sono due. E ho visto anche un FR, può essere? Oh, qui partiamo già subito con una BT che è quella di boom, Laguna addirittura, quindi una BT che mi mancava effettivamente. Ottimo, Laguna mi mancava. Oh, ho visto anche una force, ottimo, la force di boom. Ah, Dorgan credo che mi mancava, perché non l'ho pullato Dorgan, quindi ottimo. Qui invece tutte armi dorate normale, quindi Rinoa, ok. Altre due FR, non le avevo viste. La prima è di Yuri. Va bene. Yuri non è esattamente quello che mi aspettavo, ma va bene. E Seles, ottima Seles, ottima Seles. Ma Seles non mi ricordo se l'avevo pullato o meno. Purtroppo nella versione qui del Global non ricordo i miei personaggi, non li ricordo neanche in Giappone, quindi. E Kuja che ritornerà a breve, però vabbè, alla fine è sempre, diciamo, è sempre gradito. Ecco qua, display list, se volete flexare poi con i vostri, diciamo, con i vostri amici su Discord, potete fare uno screenshot di tutto quello che avete ottenuto all'interno di queste 50+1 e la potrete condividere. Quindi la mia garantita in questo caso è stato Kuja, però abbiamo ottenuto anche Laguna buono, perché io ce l'ho solo fino all'LD, mentre invece adesso praticamente l'ho maxato. Inoltre, cosa importante, si può comprare il ticket tramite il Gem Shop, quindi se non lo sapete ve lo faccio vedere. È stata data la possibilità di comprare il pacchetto di gemme, come potete vedere, con i vari pacchetti che vi permettono di incrementare le vostre risorse, vi permettono di poter maxare i vostri personaggi, eccetera eccetera. Vedete New Warrior Gem Chest, che vi danno i materiali per upgradare le armi. Però eccolo qua, abbiamo il banner praticamente da 100 euro, che vi dà 10.500 gemme più un altro ticket per una 50+1 multi summon, quindi vi darà un altro ticket per fare un'altra 50+1.
100 euro effettivamente sono tanti, però come pacchetto, secondo me, in termini di relazione di item che vi vengono dati in gioco, è sicuramente meglio di tanti altri pacchetti che sono stati messi durante tutto l'anno, ecco, mettiamola così. Detto ciò, mi sa che io devo fare nuovamente pulizia all'interno del mio account, e poi dovremmo andarci a pullare Penelo. Quindi vediamo che cosa succederà e quanto sarà gentile la nostra Penelo. Ci eravamo dimenticati del banner All Stars, ragazzi. C'è anche il banner All Stars da pullare. Quindi abbiamo un altro FR dalla Free, che sicuramente non fa schifo, sinceramente parlando. Quindi ci eravamo dimenticati di questo gioiellino, presi dall'euforia anche del 50+1, abbiamo praticamente perso il focus, come si suol dire. Quindi vediamo qual è la FR gratuita di oggi. Ok, ex di Tidus, non male, che è comunque uno dei sinergici. Charlotta. Charlotta è l'unica che forse non mi serviva tra tutti quanti, perché è stata una tra le più gentili praticamente all'interno del gioco. Oh, 317 ticket, non siamo messi neanche male con i ticket. Ma dato che comunque qua andiamo... No, lo zio Hardin in realtà nel global dovrei avercelo. Quindi, allora, andiamo con un paio di ticket. Andiamo a sondare il terreno. Vediamo che cosa succede con qualche ticket. Vediamo se siamo fortunati e ce ne usciamo con poco, con relativamente poco. Non credo, perché, come dico sempre, volentieri il global non mi merita, perché mi tratta male, mi tratta veramente, veramente male. Quindi non credo che ci saranno grosse aspettative per quanto riguardano questi ticket, che ovviamente non mi porteranno nulla di nuovo. Vorrei andare fino a 250 possibilmente. Se mi fai la cortesia, vorrei arrivare fino a 250 come ticket, giusto per sondare un po' il terreno e vedere la gentilezza di Penelo, che non è gentile a quanto pare nei miei confronti. Non lo è assolutamente. Brutta, 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 brutta. Quindi mi sa che tocca andare con le gemme. Vediamo, oddio, addirittura azzurra. Ovviamente le orbe azzurre le skippiamo, perché non c'è molto da dire. Wow. Oh, orbe dorata, dai. La orbe dorata la possiamo guardare. Anche perché, ragazzi, le gemme è un periodo particolare. Io consiglio vivamente di spendere il meno possibile. Infatti io ora devo vedere se posso accumulare i BT tokens o se ho un modo comunque di potermi salvare qualcosa, perché ci saranno dei pool particolari che ci saranno in questi mesi, tra cui Neon, che sicuramente sarà un consigliato da parte mia, un personaggio assolutamente consigliato per la malleabilità del personaggio stesso. Ma poi successivamente ci sarà Quina, ragazzi. Quina e Setzer in generale saranno da pullare in via obbligatoria, oserei dire, proprio per quello che riescono a fare all'interno del gioco. Vanno pullati in maniera veramente, veramente obbligatoria. Quindi ci rivedremo per Neon e ci rivedremo anche per Quina sicuramente. Io, come al solito, devo andare a svuotare, e quindi a tra poco. Ok, ho allargato un pochettino l'inventario, quindi andiamo. Non riesco neanche ad arrivare a fare i piti tecnicamente. Però, attenzione, mi sembrava la FR, e invece è quella di Hardin, che, oddio, Hardin mi mancava in realtà, credo che mi mancasse, perché avevo la BT di Hardin, su questo me lo ricordo, perché in global avevo la BT di Hardin, ma mi mancava la FR, quindi va bene così.
Va bene assolutamente così. Però mi serve Penelo. È Penelo la Global First, non Ardyn, ovviamente. Quindi, ecco, invece mi esce solo ed unicamente Ardyn. In Giappone Ardyn non mi ha mai uscito niente, che io appunto ero molto propenso nello spendere per Ardyn, e non mi ha mai uscito niente. Qui invece in Global praticamente si dà come se non ci fosse un domani. Oh, e intanto l'FR di Penelo ce l'abbiamo, quindi FR di Penelo per il momento la locco, per evitare cagate come ho fatto con Quina. E abbiamo la BT, signori, back to back. Però BT bisogna vedere adesso, perché BT qua la situazione è un po' particolare, purtroppo. Qui c'è da fare qualche ragionamento, in realtà. E anche qualche preghiera, oserei dire. Vediamo. Ed è Penelo. Va benissimo. Direi che non me la sono cavata. Me la sono cavata con forse il giusto ammontare di gemme, anche perché non potevo fare piti, quindi ero un po' vincolato alla fortuna di dover droppare tutto in maniera rapida e veloce. Però ce l'abbiamo fatta, quindi sono contento di esserci riuscito. Ora ricomincia la scalata per accumulare risorse in vista di Neon e soprattutto in vista di Quina. Quindi ci rivedremo molto probabilmente con il Global poi per pullare questi personaggi. Però per il resto noi ci salutiamo qui. Spero che il vostro anniversario sia cominciato nel migliore dei modi. Io vi aspetto questa sera su Twitch per cominciare l'anniversario anche della versione giapponese, vedere un pochettino come va il nostro anniversario della versione giapponese. E come sempre io vi ringrazio per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima. Bye bye!